Ripartiamo dal territorio con un duplice obiettivo. Da un lato quello di lanciare insieme a Bancasella un bond di territorio, un prestito obbligazionario rivolto ai risparmiatori, facendo sì che i risparmiatori sappiano che quelle risorse verranno impiegate nelle aziende del nostro tessuto produttivo. Dall'altro lato la sfida di Destinazione Italia. Il governo ha messo in campo questo progetto, 50 punti, 50 regole per attrarre investimenti. Credo che Salerno abbia le carte in regola per candidare Salerno e la sua provincia ad attrarre investitori stranieri. Ecco la presenza anche di un gruppo turco di rilevanza mondiale che è qui per discutere con noi insieme all'AD del Fondo Italiano Investimenti, l'AD di Invitalia e tanti altri ospiti importanti. La Giunta Caldoro in questo momento sta mettendo in campo delle iniziative importanti per il tessuto produttivo della nostra realtà. Guardo per esempio all'accelerazione della spesa 2007-2013, le voci sono quelle che chiedeva il sistema imprenditoriale, potenziamento del fondo di garanzia, legge Sabatini. È chiaro che ci aspettiamo più risorse su quella che è la programmazione 2014-2020, la vera programmazione futura. Ha messo in campo un'interessante iniziativa creando un fondo che può entrare come private equity nelle nostre aziende. Anche qui è importante mettere le risorse e lanciare le linee guida. Interessante sarà capire con quale modalità quei 3 miliardi che verranno dati ai creditori della regione, che tempi seguiranno, che modalità e che ricaduta avrà. Cioè c'è un sistema, come dire, territoriale che si è messo in moto. È chiaro, ci sono punti di forza, punti di debolezza, ma ripartendo dal territorio con onestà intellettuale credo che potremo ambire ad un contesto sicuramente migliore di quello in cui stiamo vivendo. Ma Bancasella oggi emette un prestito obbligazionario, di 7 milioni e mezzo, si punta alla raccolta di 7 milioni e mezzo indirizzati ai risparmiatori, ad un tasso tra l'altro credo anche interessante, a 6 anni. Questi soldi verranno raccolti e il primo obiettivo è a 3 mesi per essere impiegati a finanziare le aziende del nostro sistema attraverso il circolante, quindi sostenere il circolante delle aziende e attraverso anche la possibilità di aiutare le aziende ad investimenti veri, acquisto di macchinari o qualcosa per sviluppare meglio le proprie realtà, con delle modalità anche qui molto trasparenti, con tassi ben stabiliti e con il supporto di un Confidi 107, quello che è Gafi Sud, di cui oggi le nostre aziende hanno bisogno per cercare di rilasciare meno garanzie possibili. Un modello che è stato utilizzato nel nostro sistema confindustriale al nord, Monza-Brianza, Varese-Novara, e che anche a Salerno credo potrà portare buoni risultati.